Buonasera e benvenuti alle regole dello star bene, il programma che ci porta in viaggio nel nostro benessere. Allora, questa sera il nostro così palinsesto ha subito ovviamente un po' una variazione. Se voi vi ricordate, la scorsa settimana vi avevo detto che avremmo parlato della tiroide. In realtà questa è stata una settimana particolare, molto particolare per noi lombardi, e quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata delle regole dello star bene per parlare di coronavirus. Vi dico già che ne parleremo prevalentemente proprio da un punto di vista medico, cioè lo affronteremo come costante comune alle regole dello star bene, cioè dandovi le informazioni sul virus, dandovi informazioni così comportamentali, cercando di approfondire anche quelli che siano un po' i risvolti psicologici di questa situazione che ci ha messo un pochino tutti in allarme, e vedremo anche come gestire un po' al meglio questa emergenza. Perché come sempre, voi lo sapete, io lo ripeto spesso ormai da 2 anni con le regole dello star bene, la conoscenza è il primo strumento per affrontare una situazione. Quello che, ne parleremo anche con la nostra psicologa, un po' ci ha messo tutti in allarme è che siamo di fronte a una situazione nuova, a una situazione particolare, e quindi quando non sappiamo bene come gestire una situazione ovviamente andiamo un po' nel panico. Oggi cercheremo di darvi delle informazioni precise, circostanziate e un po' in linea ovviamente con quelle che sono anche le ultime linee guide che sono state fornite dal Ministero della Salute. Naturalmente questa sera, a maggior ragione, sarete voi a fare la trasmissione, ovvero voi potrete telefonare qua in diretta negli nostri studi per fare le domande agli specialisti che saranno presenti. Vi ricordo il numero, che è lo 0381 09 25 25. Se invece ci state seguendo dalla pagina Facebook di Telepavia, potete postare le vostre domande direttamente sotto alla diretta appunto della trasmissione, e vedremo di rispondere in modo da cercare di chiarire i dubbi. Ecco, questa sera le regole dello star bene sono le regole dello star bene in questa situazione un pochino particolare. Ok, allora mettetevi comodi, pensate un po' alle domande che magari vi sono scaturite anche leggendo le informazioni che veramente ci hanno invaso in questi giorni, perché in questi giorni abbiamo avuto un surplus, cioè sappiamo tutto in realtà del coronavirus, ma non sappiamo bene anche quali siano le informazioni vere, no? Noi parliamo spesso del dottor Google, in questi giorni veramente ha avuto tantissimo lavoro. Ecco, magari oggi approfittatene per avere delle informazioni che siano quelle scientifiche, quelle mediche. Allora, chi sono i nostri ospiti? Abbiamo qua con noi il dottor Giorgio Rubino. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera. Che è medicino di medicina generale, buonasera. Presidente dell'Associazione Medici di Famiglia di Gevano e Lomellina, si accomodi. Poi la dottoressa Claudia Marelli, psicoterapeuta Centro EOS per il benessere psichico Pavia, bentornata Claudia. E infine, per spiegarci un po' come affrontare al meglio questa emergenza, abbiamo Gianluca Vicini, responsabile sala operativa regionale della Croce Rossa. Grazie. Bentornato Gianluca. Allora, io direi, se siete d'accordo, prima di cominciare un po' con le domande, un po' con i chiarimenti, di vedere insieme quello che è un piccolo contributo, diciamo, dalla conferenza stampa che c'è stata oggi in Regione Lombardia, in cui l'assessore al welfare Giulio Gallera fa un po' il punto sulla situazione ad oggi, perché è un po' una situazione fluida, continuamente in divenire. Quindi sentiamo un attimino quella che è la situazione ad oggi in Lombardia. Dalle prime evidenze, e questo è il primo elemento importante, ogni paziente con coronavirus trasmette il virus ad altre 2 persone. Cosa abbiamo capito? Se la diffusione si estende, gli ospedali andranno in crisi tutti, non solo per i pazienti con coronavirus, ma per tutti i pazienti. Le misure che sono state adottate domenica con il DPCM del 25 febbraio, alla luce dei dati di oggi, sono assolutamente valide, perché permettono di contenere la diffusione del virus ed evitare che l'incidenza dei territori più colpiti raggiunga tutta la regione. Le zone rosse e questa azione di rallentamento anche della vita sociale ha questo scopo, in qualche modo dando qualche risultato, anche se oggi stiamo leggendo dati dei giorni precedenti. Che cosa stiamo facendo e che cosa dobbiamo continuare a fare? Mantenere
E questa è la proposta che noi abbiamo sottoposto ai nostri esperti, perché vogliamo andare al governo a fare una proposta che non sia figlia soltanto delle riflessioni di Regione Lombardia, ma che sia figlia di un pensiero scientifico forte. Regione Lombardia si muove solo sulla base di dati scientifici, sulla base di valutazioni che vengono fatti gli esperti, perché se dovessimo, come chiediamo, chiedere ai lombardi di fare ancora un sacrificio per qualche giorno, lo chiediamo sulla base delle valutazioni dei maggiori esperti e perché il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al più presto. Mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella nei comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la regione, perché solo con 14 giorni che corrispondono al tempo di incubazione potremo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1. E poi pensiamo chiaramente di avviare una campagna di sensibilizzazione dei cittadini per far comprendere che quello che stiamo facendo e magari anche la necessità un pochino di adottare misure di attenzione nelle prossime settimane nasce assolutamente dalla necessità poi di stare meglio tutti. Proteggere poi i nostri ospedali dalla diffusione interna del virus, è valida la misura di effettuare i tamponi all'ingresso delle patologie respiratorie, proteggere il personale con idonei dispositivi, e questo è quello che abbiamo fatto. Quindi questa è la nostra riflessione, questa è la nostra proposta, che poi si dettaglia anche con alcuni aggiustamenti o mitigazioni rispetto alla delibera, all'ordinanza, al DPCM di domenica scorsa, ma oggi il tema è quello di avere un conforto rispetto alla strategia che Regione Lombardia, in primis il Presidente, ha deciso di proporre e di mettere all'attenzione dei nostri esperti. Alcune parole, secondo me, che sono un po' chiave di questa emergenza, cioè il fatto appunto abbiamo parlato appunto della quarantena, hanno parlato del contenimento della diffusione del virus, del rispetto e anche della campagna un po' di sensibilizzazione, che è quello che poi cercheremo di fare questa sera. Come siamo messi in questo momento da un punto di vista così di percezione anche di questo virus? Sicuramente i cittadini, cioè tutte le persone che vengono a contatto con noi come medici di famiglia, che in effetti siamo, diciamo, la prima persona a cui si rivolge il cittadino, hanno comunque già metabolizzato abbastanza bene questa cosa. Difficilmente, perlomeno a me, ma anche ai miei colleghi, capita la persona con panico. Questa settimana veramente, magari nelle settimane precedenti qualche accenno ci poteva essere. Adesso, almeno a mio parere, la situazione è già più tranquilla. C'è un pochino forse più di consapevolezza. Consapevolezza che comunque è una cosa seria, non è una cosa su cui scherzare. Van benissimo le battute che si fanno proprio per sdrammatizzare, però è comunque una cosa seria. Non è un'influenza normale, è comunque una cosa simile influenzale, ma le conseguenze sono sicuramente molto più importanti. L'influenza, abbiamo visto, ha una mortalità comunque dello 0,1%, quindi una cosa veramente molto bassa. Questa è il 2,5-3%, quindi è vero che tutti fino adesso, le persone che purtroppo ci hanno lasciato sono persone che avevano già delle patologie pregresse, quindi persone già compromesse come stato di salute. Quello che abbiamo tentato di fare noi e che ci viene richiesto molto spesso dai nostri pazienti è questo. A livello telefonico molto spesso ci viene chiesto cosa fare, come comportarsi. Il decalogo che è girato in questi giorni si è visto dappertutto, in televisione. Chi ha Facebook l'avrà visto su tutti i siti Facebook, anche il nostro dell'Associazione Medici di Famiglia l'ha pubblicato, le famose 10 regole che ho qua assieme a altre 50 fogli, proprio perché
e ci tenevo appunto a far vedere questi 50 fogli perché ogni giorno arriva un qualche cosa che modifica anche in minima parte quello che ci è stato spedito il giorno prima. Ecco, forse perché, la interrompo un attimo, sì. Forse perché, ecco, questa cosa è un po' di continua modifica, di ritarazione forse, di ritaratura, scusate, sì, di quella che è la situazione, perché è qualche cosa di nuovo, quindi dovendo affrontare qualche cosa di nuovo, forse anche i cittadini devono capire che è normale che si debba un attimino capire dove stiamo tutti andando, non è che si dice il tutto è il contrario di tutti, ma magari dobbiamo capire un po' la rotta, ecco. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo, è una situazione nuova per tutti, ma anche per me come medico di famiglia, cioè io è dall'88 che faccio il medico di famiglia, quindi un po' di anni di esperienza ce li ho, non una situazione del genere neanche con la SARS, con la MERS, no, non c'era mai stata. È sì, nuova. Qualche piccola cosettina, ma in un attimo è sparito il tutto. Certo. Questa è veramente nuova come cosa. Ecco, la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata da casa. Pronto, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Davide di Lavanderie della provincia di Segrate. Sì. Conosco molto bene Cristina, colgo l'occasione per salutarla. Ciao Davide. Tanto complimenti, ciao. E volevo porre questa domanda. Io ho una figlia di 3 anni e mezzo, visto che è un nuovo virus, più che altro come comportarmi con mia figlia nel caso lei prenda questo nuovo virus. E anche lei adesso ci pone la domanda a me e a mia moglie: perché sto a casa dall'asilo? Che cos'è un virus? Bene, bene, grazie. Grazie Davide. Allora adesso facciamo rispondere sia il dottor Rubino sia la dottoressa Morelli, perché ovviamente c'è sia l'aspetto medico che l'aspetto psicologico. I bambini, come dobbiamo comportarci con i bambini? I bambini sembra che in effetti abbiano meno problemi da questo punto di vista, almeno fino adesso, tranne se non sbaglio ieri è venuta fuori la cosa che la notizia che degli adolescenti fossero positivi al tampone faringeo, nasofaringeo per coronavirus. Non si sa perché, almeno perlomeno io non lo so, non so se qualche virologo riesce a spiegare una cosa del genere. Molto probabilmente dicono soprattutto all'inizio per una stimolo anticorpale dovuto a tutte queste tutte le vaccinazioni che si fanno nei primi anni di vita. Potrebbe anche essere quello, non so se in effetti poi abbiamo le prove per dimostrarlo. Come comportarsi? Beh, innanzitutto non sappiamo se ha un problema del genere, potrebbe essere benissimo un'influenza, gli sintomi sono uguali identici, quindi sicuramente la prima cosa non spaventarsi, vedere un attimino com'è la situazione. Chiaro che come per un adulto, se ci sono problemi respiratori importanti, a questo punto chiaramente non il medico di famiglia, perché magari difficilmente è abituato a vedere bambini così piccoli, 3 anni, 4 anni, i 5 anni magari. Consultare sicuramente il pediatra, che avrà anche lui delle linee guida come le abbiamo noi come medici di famiglia, per poter supportare il genitore e indirizzarlo nella maniera più opportuna a se chiamare poi un numero d'emergenza o meno. Ecco, questo è importante. Ecco, e magari da mamma mi viene da dire avere ancora di più attenzione al fatto di tenere il bambino, io nel caso, a casa dall'asilo, a casa dalla scuola materna, perché so che noi genitori poi tendiamo anche col raffreddore a mandarlo, no? Ecco, ecco. Ok, che adesso sono chiuse, ma in generale a maggior ragione cercare, se il bambino ha anche un raffreddore particolarmente evidente, eccetera, facciamo lo sforzo, è dura per tutti, ma teniamola a casa, perché altrimenti si rischia la diffusione. Questa emergenza sicuramente ci insegnerà una cosa del genere. Quando una persona ha influenza, ha raffreddore, ha febbre, è inutile che vada a lavorare, che vada
a scuola, eccetera, fa solo l'untore e basta. E magari e poi sta anche male, quindi se va anche a scuola non capisce comunque, non riesce a concentrarsi, magari fa anche il compito in classe fatto anche male, quindi evitiamo. È un primo insegnamento che possiamo trarre da una situazione negativa. Un altro bel insegnamento è che magari impareremo a essere un po' più, a lavarci le mani. A essere più puliti, ecco. Sicuramente è anche quello, lavarsi le mani, veramente, ecco. Poi torniamo su questo aspetto. Dottoressa, come possiamo spiegare ai nostri bambini perché, che cos'è il virus e perché siamo così spaventati da questo virus? Ma allora, io partirei un po' da un presupposto fondamentale. Ho un attimo una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, buonasera. Salve, buonasera. Io avevo una domanda proprio per la dottoressa Marelli. Sì, prego. Sì, no, sono rimasto un po' perplesso da come è stata gestita un po' la comunicazione e la gestione poi a livello anche mediatico. Volevo sapere un po' il parere della dottoressa, cioè come ha influenzato a suo avviso positivamente e negativamente la comunicazione nei primi giorni della crisi e come potremmo noi gestire con i nostri cari che magari sono preoccupati dal punto di vista psicologico per la comunicazione, che sta premendo l'influenza avuta dal punto di vista della paura, forse anche ingiustificata, della massa. Non so, il parere della dottoressa su questo aspetto, più non tanto della pericolosità del virus, ma della pericolosità della comunicazione magari sbagliata, forse, non lo so, voglio sapere cosa ne pensa la dottoressa. Certo, grazie. Allora io direi che, dottoressa, finiamo il discorso dei bambini, poi sicuramente rispondiamo, perché questo è un discorso che sicuramente, lo dico al nostro telespettatore, abbiamo in mente di sviluppare a fondo, quello della gestione di come comunicare, ecco, in queste situazioni. Stavo partendo un po' da un presupposto che credo che poi sia trasversale, cioè quindi partire dall'idea che nessuno di noi tendenzialmente, appunto, meno che non abbia proprio quel tipo di competenza, nessuno di noi è né virologo né appunto infettivologo né esperto di coronavirus a 360 gradi, è ovvio, uno, come dire, sa delle cose che poi tendenzialmente rischiano, no, nel momento in cui si arroga il diritto, no, di dire delle cose che non sono di sua stretta competenza, di dire cose che poi in realtà sono spesso e volentieri messaggi che arrivano sia ai bambini che in generale, no, a livello comunicativo, come dei pezzi un po' frammentari di comunicazione che di solito, proprio perché non hanno una loro univocità e quindi un messaggio coerente di fondo, passano e convogliano tantissimo proprio dei messaggi più angoscianti, no? Per cui quando soprattutto si ha a che fare con bambini, con minori, poi ovvio con gradazioni differenti di comunicazione, però sicuramente bisogna rendersi conto della carica di angoscia che si trasmette all'interno del messaggio comunicativo che si passa al bambino. I bambini appunto hanno bisogno di avere in termini per loro comprensibili dei messaggi chiari, coerenti e reali, anche perché nel momento in cui il messaggio non rispecchia questo tipo di criteri, poi al bambino arriva un messaggio che tendenzialmente non gli rende chiaro quello che sta accadendo. Li spaventa ancora di più. Quindi una delle cose che di solito ci terrorizza come adulti, no, è quella di passare dei messaggi che siano dei messaggi che a volte appunto abbiano anche dei contenuti angoscianti. Si parla di malattia, si parla di potenziale rischio di morte, si parla di rischio, no, di contagio, ma sono tutti messaggi che devono in realtà passare in maniera molto chiara e sapendo qual è la nostra carica di angoscia all'interno del messaggio, cioè, che stiamo passando. Cioè, se noi gli diciamo va tutto bene, no, stai tranquillo, va tutto bene, ma già glielo diciamo l'angoscia in maniera angosciata, il bambino dice non se la beve, ecco. No, questo poi è ovvio, incontra a volte il pensiero, no, di alcuni adulti, ma spesso e volentieri incontra invece, cioè non incontra per nulla proprio l'idea, no, di fondo che il bambino sia un essere senziente, no, in tutto e per tutto, già dai primi tempi in cui il bambino è
appartiene alla nostra vita, no? Quindi è ovvio, noi siamo abituati a valutare la capacità di comprensione di una persona sulla base della capacità di risposta che dà all'input che noi gli stiamo dando, per cui se tu capisci perché io ti dico una cosa e tu mi rispondi adeguatamente, no? Ma per i bambini non è assolutamente così, cioè, anzi, i primi anni di vita assorbono in una maniera importantissima tutte le nostre cariche di emotive nei messaggi e soprattutto quello che noi mostriamo piuttosto che quello che noi diciamo. Ecco. No? Per cui se io sono in preda al panico, continuo a guardare su internet notizie, a parlare con i miei familiari passando messaggi angoscianti, cioè, al bambino arriva questo. Anche perché adesso, tornando un po' a quello che era la domanda del secondo spettatore, abbiamo parlato di bambini ma abbiamo parlato anche di adolescenti che hanno l'accesso alle informazioni e le informazioni a cui loro hanno accesso sono normalmente quelle dei social. Certo. Social che in questi giorni hanno dato tante informazioni utili, perché dicevamo del decalogo, meno male, certo. Cioè i social hanno fatto un tantan per cui lo sappiamo tutti a memoria, certo. Però anche una montagna di informazioni, forse questo che intendeva anche il, sì, telespettatore, non appropriate, per cui una comunicazione forse non appropriata, un po' confusa, ha ingenerato in noi una reazione forse eccessiva. Sì, l'ha ingenerata e soprattutto lì si apre un capitolo che è un capitolo fondamentale. Allora, sia a livello generale nel punto di vista educativo rispetto ai propri figli, soprattutto quando hanno accesso a delle notizie in autonomia, cioè che aiutarli a riconoscere per esempio quali siano poi i canali realmente attendibili e quali siano i canali di fake news, no? Perché poi è molto facile per un adolescente incappare in fake news, ma come anche per noi adulti, no? Perché tendenzialmente sono molto più condite di tutta una serie di elementi, no? Che creano poi una sensazionalità dentro il messaggio, per cui siamo molto più attirati da quello che tendenzialmente ci spaventa piuttosto che da quello che poi è realistico e ci dà dei dati anche oggettivi, no? I dati oggettivi tendenzialmente catalizzano molto meno l'attenzione rispetto a un 10 morti, 15 infettati, poi in realtà non si sa esattamente che cosa ci sia dentro, no? Quel 10 morti, 15 infettati, chiuso la scuola, chiuso l'ospedale, cioè noi non sappiamo poi, no, realisticamente discernere quali siano poi effettivamente le informazioni giuste da quelle sbagliate. Sicuramente ci sono delle fonti che sono più attendibili di altre. Quindi se io ho di fronte un adolescente che appunto va su Instagram piuttosto che su Facebook, piuttosto, cioè, è un canale più per gli adulti, sì, che per gli adolescenti, no? Però se io appunto vado su certi social che mi danno certe comunicazioni e io come adulto mi accorgo che mio figlio o mio nipote ha accesso a delle informazioni che sono angoscianti o comunque tendenzialmente veicolano dei messaggi sbagliati, io da adulto mi devo affiancare, cercare di capire con mio figlio o con mio nipote o con chi ho, appunto, con il caro adolescente che mi trovo di fronte, cercare di capire con lui effettivamente quali siano le fonti, confrontarle con delle fonti che io da adulto, no, reputo essere delle fonti attendibili, quindi appunto, non so, siti ministeriali piuttosto che pagine, no, di medici che comunque convoglino messaggi che siano messaggi realistici, anche facendo ragionare, appunto, se ho un figlio adolescente ha anche capacità di interazione differenti, ragionare con una certa qualità. Sì. Certo, mi veniva da pensare, dottoressa, cioè questo ragionamento di qualità dobbiamo farlo però in prima persona noi adulti, perché io credo che il grosso, e poi adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità ma ci torniamo, il grosso del panico, usiamo questo termine perché siamo un po' in panico, ecco, sì, questa è la situazione in cui siamo, poi è giustificato, ingiustificato, questo poi saranno i medici a dircelo, però è stato ingenerato da una gestione forse dell'informazione, della sovrainformazione, forse in questo caso se fossimo stati meno informati su tante cose forse non ci saremmo spaventati così tanto, o informati meglio solamente con dei canali, però direi che su questo forse vi lascio pensare su questa cosa e ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
Bentornati alle regole dello star bene, stiamo parlando di coronavirus e vi ricordo che se volete potete telefonare allo 0381 09 25 25 per rivolgere le vostre domande, i vostri dubbi, raccontare anche magari la vostra esperienza ai nostri esperti. Abbiamo iniziato appunto ad affrontare il problema, ma c'è un altro aspetto molto molto importante che è quello della gestione dell'emergenza, no? Quindi abbiamo qua Gianluca Vicini con cui appunto volevo un attimino innanzitutto ribadire un po' come dobbiamo comportarci nel caso appunto non ci sentiamo bene, al di là abbiamo detto del primo contatto col medico di famiglia, ma nel caso a casa vogliamo telefonare dobbiamo chiarire quali sono appunto i recapiti e come dobbiamo muoverci. Sì, ci eravamo visto un po' di tempo fa di parlare dell'emergenza, adesso ci siamo dentro. Sì, quindi sì. Anche se insomma è un'emergenza un po' atipica come gestione. Allora, il comportamento del cittadino a casa è, qualora non si senta bene, abbia già fatto un passaggio col medico di famiglia o con la guardia medica e comunque vede che nel corso delle ore o delle giornate la sua situazione peggiora, sconsigliamo di recarsi o in ambulatorio o comunque in un pronto soccorso, ma di attivare il canale dell'emergenza che è l'112, spiegando tutti i sintomi che lui si sente, ci saranno comunque gli operatori che faranno delle domande più approfondite e in base a quello che sono le sintomologie verrà inviato comunque un mezzo per portarlo nel pronto soccorso. Come avviene questa procedura? Mettiamo che il paziente ha tutte le classiche domande, se è entrato in contatto con qualcuno che è stato o in Cina oppure ha avuto questa problematica, se è stato nelle zone, quelle famose zona rossa che è zona Codogno o Lodigiano, se ha tosse, se ha forte secrezioni, febbre, soprattutto da parecchi giorni, verrà inviato del personale nostro che sarà equipaggiato con dei dispositivi di protezione individuale che sono le classiche tute bianche, degli occhiali protettivi, delle mascherine, i guanti e i calzari per trasportare questa persona nell'ospedale più attrezzato per questa tipologia, che in provincia di Pavia abbiamo la fortuna di avere il Policlinico di Pavia che è uno dei due ospedali di riferimento in Lombardia, che uno è il Sacco e l'altro è proprio il Policlinico di Pavia con tutto il reparto delle malattie infettive. Ovviamente l'accesso al pronto soccorso ha un canale differenziato perché per onde evitare, se qualora nel caso fosse positiva questa persona, di contaminare le altre, anche se abbiamo notato che questa situazione, in questo periodo, i pronto soccorso si sono svuotati, quindi da un lato ci sono delle persone ammalate del coronavirus, però nello stesso tempo ha fatto guarire tutte le altre problematiche delle persone. No, ecco, quindi è un secondo insegnamento, qua adesso esatto. Terremo degli secondi insegnamento che probabilmente abbiamo anche imparato un po' come gestire forse la vera emergenza, cioè quando andare al pronto soccorso e quando invece magari sentire il medico di medicina generale piuttosto che insomma stare a vedere un attimo, perché anche questo è un bel ci problema. Spero sinceramente. Lei ci spera, ci vero? Spero. Ecco. Ci spero perché in effetti il problema dei pronto soccorsi, noi come associazione avevamo fatto addirittura all'inizio nel 2016, subito quando siamo nati, un protocollo di intesa con l'ospedale di Vigevano, l'ospedale di Mortara, eccetera, sui codici bianchi. Era proprio progetto codice bianco, eccetera. Cioè, per tentare di far capire alle persone che in effetti per un mal di gola, per un'unghia incarnita, cioè per tante cose, io adesso ho banalizzato, però per delle cose minime è inutile andare a intasare il pronto soccorso. Prima c'è il vostro medico di famiglia, punto. Da quel punto lì si parte e poi sarà lui a consigliarvi se è il caso o meno. Chiaro che se uno ha un dolore toracico, va bene, certo. Quello è corretto, però tante cose veramente nei pronto soccorsi sono eccessive, vanno ad intasare. Sono eccessive, ecco, meno male intasare. Che in questo momento l'abbiamo compreso, esatto, questo è importante. La situazione che tanti accessi al pronto soccorso sono impropri, perché la gente stava male prima come sta male adesso. Se non ci va, non è
Può darsi che non ci vada anche perché ha paura di prendersi il coronavirus, però non ci va anche perché in effetti non era così necessario andarci. Certo. Gianluca, volevo anche dire un'altra cosa, ricordare il numero verde, quello della Regione Lombardia, che è l'800-894-545, che è specifico proprio per il coronavirus. Sì, esatto, è stato istituito da Regione Lombardia con degli operatori, tra i quali ci sono anche operatori di Croce Rossa, che serve a dare tutte quelle informazioni al cittadino di comportamento oppure a chi rivolgersi in caso di necessità, insomma per cercare anche di tranquillizzare sotto un certo punto di vista le persone su questa emergenza. Ecco, infatti adesso qua abbiamo una grafica in cui, ecco, segnateveli questi numeri. Se volete chiedere informazioni sul coronavirus, non chiamate l'112, perché altrimenti andate magari a occupare la linea per chi in quel momento magari sta avendo un attacco cardiaco, cioè perché purtroppo un incidente stradale, perché è evidente che noi siamo in emergenza coronavirus, ma fatemelo dire, tutte le altre patologie purtroppo ci sono ancora. E per cui se il coronavirus è l'argomento della vostra telefonata, del vostro dubbio, chiamate l'800-894-545. Questo è un altro importante segno di così responsabilità civile che dobbiamo avere. Esatto, proprio perché lì danno le informazioni. Se poi abbiamo il caso, come abbiamo detto prima, della persona che non si sente bene, che può essere legato alla patologia, comunque di rivolgersi all'112. Un'altra cosa che possiamo dire che può tranquillizzare è che i nostri operatori viaggiano tutti con mascherina negli interventi e guanti. Non è che se si arriva a casa di una persona e l'operatore ha la mascherina è perché quella persona ha questo problema. Quindi anche per non fare aumentare eventuali disagi sia psichici o anche magari agitazione, che quindi possono peggiorare certe condizioni cliniche. No, anche perché fammi dire, cioè io già se magari chiamo che magari ho una patologia che potrebbe essere coronavirus, già vederlo arrivare bardato. No, arrivano solo con la se non c'è tutti i parametri che possiamo pensare che possa avere il coronavirus, arrivano semplicemente con la mascherina, degli occhiali e i guanti, ma questo proprio per la sicurezza degli operatori, perché sappiamo che se si bloccano gli operatori poi si va a bloccare, cosa che è successo nella zona rossa, nelle prime fasi, perché ovviamente non si era a conoscenza che c'era già il virus in circolazione, quindi i primi interventi hanno di fatto colpito tra virgolette i nostri operatori, quindi sono stati bloccati in attesa di capire se il virus era a carico anche loro oppure no. E quindi questo è proprio per evitare che il sistema, che in questo momento è appesantito, ci sono parecchie richieste, quindi gli operatori sono fortemente impegnati, abbiamo potenziato il sistema tramite comunque la Soreo della pianura di ambulanze e personale in più, proprio per far fronte alle richieste. Soprattutto nei primi giorni c'erano parecchie richieste incerte, proprio, esatto, più di paura che un altro. Addirittura c'erano quelli che dicevano che erano entrati in contatto con qualcuno di Codogno, che ormai è famoso nel mondo, forse, perché chiunque sia che da qualche parte del mondo è passato da Codogno. Che piace lo dicevano per farsi visitare, per avere la tranquillità di non essere malati. Fare il tampone. Poi voglio chiedere al dottor Rubino il tampone. Intanto però ho visto che c'è una domanda in rete da Cristiana Picconi che scrive: mio figlio ha 18 anni, ha assunto antibiotici per 24 giorni per una mononucleosi non subito diagnosticata. Ieri abbiamo finito antibiotici mirati che finalmente hanno sortito il loro effetto e oggi abbiamo iniziato anche a scalare il cortisone. La mia domanda è: con tutti gli antibiotici e il cortisone che ha preso, quali sarebbero gli effetti del coronavirus qualora si ammalasse? Grazie. E io aggiungo: come deve comportarsi un soggetto che ha finito magari una terapia antibiotica per altri motivi? Allora, gli antibiotici già da soli, in più con cortisone, chiaramente abbassano le difese immunitarie. Sono degli immunosoppressori, il cortisone, classificato immunosoppressore, e l'antibiotico comunque sappiamo che va ad agire sulle difese immunitarie. Quindi sicuramente una persona che può essere un po' più fragile da quel punto di vista lì. Poi sapere se questa persona avrà delle conseguenze peggiori rispetto ad altri, no, molto probabilmente solo
ha più facilità a prendersi la malattia, quello sì. Poi non penso che se poi è in salute come persona a 18 anni penso che non abbia delle patologie particolari. Quindi magari stare un attimino tranquillo. Sicuramente adesso dopo tutti quei giorni lì d'antibiotico e cortisone sicuramente la convalescenza dovrà farsela. A questo punto il consiglio è quello di non andare subito, sono guarito, vado al pub con gli amici piuttosto che vado, ecco, eviterei magari i contatti con tantissimi, con luoghi affollati o non vado al supermercato a fare la spesa quando magari trovo tante persone e ci mando la mamma, ecco. Ecco, in modo da contenere un attimino la possibilità di contagio. Allora, abbiamo detto un pochino quali sono, e ritorniamo un po' su quali sono un po' i sintomi che dà il coronavirus. Allora, i sintomi sono i sintomi simili influenzali, quindi solita la febbre da 37,5 può arrivare anche alta, 38-39, poi la tosse, espettorazione, quindi magari un po' più di muco, eccetera, la spossatezza, la stanchezza, eccetera, che ci sta anche con la sindrome influenzale. Vedo che prima avevano messo anche tra i sintomi la cefalea, però molto a specifico. È chiaro che se uno ha la febbre alta, un po' di mal di testa ce l'ha, viene, insomma, certo. Quello è normale. Diciamo questa è la sintomatologia più leggera. Poi chiaramente ci sono altre, l'evoluzione della malattia quando comincia a diventare, diciamo, più importante sono i sintomi respiratori e quindi la difficoltà, la dispnea, la difficoltà respiratoria è quella che ci deve, diciamo, mettere un filo più in allarme e a quel punto lì sicuramente è una cosa da tenere bene in considerazione. Non dico che fa una diagnosi differenziale, perché anche un'influenza complicata è possibile che ci dia dei sintomi respiratori importanti, però è già nel triage quello che abbiamo noi come base, come medici di famiglia. Nel triage telefonico che si fa col paziente, una delle cose da chiedere sicuramente è questa, quindi per vedere se c'è una, quella che viene definita, e non ve lo leggo in inglese perché è giusto che, allora, siamo in Italia, è vero che sappiamo bene o male tutti le due parole d'inglese, ma a parte quello che ho detto prima, poi c'è la... SARS, la SARI, pardon, che è la sindrome respiratoria acuta, e poi l'altra la sindrome da distress respiratorio acuto. Queste due sindromi qua che sono, diciamo, l'evoluzione, quindi una malattia con un segnale molto più importante. Molto più importante. Qua sì che bisogna attivare poi il 112. Certo. Proprio. Abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera direttrice. Ci tenevo a fare una domanda che ho fatto anche ieri sera al direttore Calvi. La faccio a tutti presenti in sala. Dal sì, prego. Dal punto di vista umano e culturale, quanto tempo ci vorrà per riprenderci, insomma, da questo scotto che in qualche modo ci ha anche un po' allontanato umanamente? Quanto tempo ci vorrà per tornare a guardarsi negli occhi, ad abbracciarsi, ad avere un elevato livello di solidarietà? Ah, io la ringrazio moltissimo per questa domanda, perché io credo che sia una domanda bellissima, nel senso che c'entra veramente forse molti degli aspetti che io ho discusso ovviamente prima della puntata con la dottoressa Marelli. La ringrazio tanto. Adesso cercheremo di dare, o meglio chiederemo alla nostra psicoterapeuta, perché ovviamente lei ci dà una visione, una risposta a questa domanda che veramente c'entra un po' il punto di come passata l'epidemia, perché l'epidemia, io possiamo dirlo, passerà, però rimarranno delle cicatrici, insomma, forse.
Però non è detto che debbano essere per forza cicatrici negative, no? Come tutte le volte che poi uno ha comunque una ferita, no? A volte può rimanere come ricordo anche di un qualcosa di negativo che è accaduto e che in realtà ci può insegnare ad adottare comportamenti completamente differenti, no? Diciamo che più che come psicoterapeuta rispondo un pochino più, come dire, con un flusso di pensieri che è anche legato a delle riflessioni che abbiamo fatto noi nella nostra equipe, no? Che riguardano proprio il fatto che in realtà questo tipo di fenomeno, no? Che in realtà non è che si possa definire crisi, cioè scusa, emergenza in quanto tale, ma è un momento di crisi della nostra società, perché poi se stiamo a vedere, anche ascoltando voi, no, poi i numeri, non è che si possa parlare di un qualcosa che comporti un'emergenza, no? Però sicuramente è quello che in questo momento sta scatenando delle grosse crisi, soprattutto dal punto di vista umano, no? Perché poi è vero che abbiamo delle sollecitazioni che ci sottopongono proprio a delle riflessioni anche rispetto a quello che poi è la nostra società. Siamo in una società che purtroppo si è manifestata in questo momento di crisi come molto individualista, per cui non abbiamo attivato quello che poi sono una serie di meccanismi di tutela sociale che teoricamente in una società che vive l'essere umano come essere sociale e non essere social, no? Perché sono due cose diverse, no? Sente che vive con gli altri e non a fianco agli altri. Quindi non siamo più abituati a pensare che noi siamo appartenenti a un sistema sociale, non siamo esseri individuali che devono tutelare solo ed esclusivamente il proprio nucleo. E questo è uno degli elementi sui quali credo che questo tipo di situazione debba veramente farci riflettere più di tutti, no? Cioè il fatto che comunque quell'abbraccio che diceva, è stata bella anche come l'ha posta la domanda. Sì, molto, no? Cioè, molto, mi è piaciuta tanto. Quell'abbraccio, quello sguardo, in realtà io mi chiedo quanto poi in realtà noi ce lo dessimo anche prima di questo momento. Poi nel momento in cui arriva la crisi, allora ci si guarda con sospetto, ci si guarda come se fossimo tutti dei potenziali untori, no? Per cui bisogna stare attenti, bisogna chiedere scusa se si sternutisce in pubblico, bisogna, come dire, stare attenti a stringere la mano a qualcuno perché poi chissà se l'altro la mia mano la accoglie volentieri, no? Quindi abbiamo tutta una serie di paure nel rapporto con l'altro, quando poi in realtà l'altro è la più grande risorsa che noi abbiamo nei momenti di crisi. Quindi, quando dicevo prima, i meccanismi sociali che non scattano, proprio perché se noi fossimo abituati a vivere in una società fatta appunto di meccanismi sociali in cui l'altro è una risorsa per me, non è un qualcuno a cui devo mostrare di essere felice, non è un qualcuno, per quello che dicevo prima, non siamo esseri social, siamo esseri sociali, no? Cioè io non mi devo mostrare per quello che io reputo giusto, no? E bello. Io, se sono un essere sociale, mi mostro in tutta la mia umanità all'altro. E quindi nel momento in cui io sono, però mi tramuto in un essere social, cosa mostro? Mostro soltanto una parte di me, che di solito è una parte che poi sugli altri non ha un effetto in realtà piacevole, bello. Ha un effetto di far sentire inadeguati rispetto alle proprie fragilità, rispetto alle proprie manchevolezze, le aree buie della propria vita, no? E quindi questo continua ad emarginarci e renderci più esseri individuali, no? Sì. E questo ha come effetto collaterale quello che poi è successo ad oggi, no? Che poi le categorie che sono quelle più in difficoltà, che dovrebbero essere quelle più tutelate da tutto il sistema sociale, sono quelle che si trovano poi più in difficoltà. Per cui appunto leggevo sui vari social, no? Appunto di questa ragazza che dice: noi, io sono un soggetto immunodepresso, ho bisogno io delle mascherine, non ne hanno bisogno i trentenni che stanno bene, ma in un sistema che funzioni questo tipo di meccanismi dovrebbero scattare automaticamente. Devo preoccuparmi del vicino di casa che ha appunto un problema di salute, piuttosto che preoccuparmi di me che a 39 anni tendenzialmente sono meno soggetta ad avere dei problemi, no? E nel momento in cui io sono troppo concentrato su di me e mi dimentico dell'esistenza degli altri, non faccio che andare ad aumentare intanto i miei gradi di paura,
la sfiducia che provo rispetto alle istituzioni, perché poi mi sento solo e quindi mi sento abbandonato, e questo non fa che aumentare poi l'isolamento e anche poi le cariche di aggressività, perché poi vediamo anche l'effetto boomerang poi, no, di tutto questo, di tutto quello che è accaduto, che sono appunto atti di aggressività verso quelli che si reputano essere gli untori, no, del momento. Quindi quello che lei dice sostanzialmente è che in realtà non è che noi adesso siamo diventati siamo diventati diffidenti da una settimana, in realtà eravamo già individualisti, un po' menefreghisti eccetera, però ovviamente nella tranquillità non hai bisogno di siamo poco resilienti nei confronti di questa emergenza. Abbiamo abbassato subito, ci siamo subito messi al riparo noi stessi. Abbiamo avuto degli episodi nella zona rossa, non su ambulanze nostre ma di altri colleghi, che bloccate per cercare di rubargli le mascherine, cioè, quindi ci sono stati questi episodi un po' inquietanti, fortunatamente sono stati isolati, come, però per dire, cioè, se si arriva a bloccare un mezzo di soccorso, che è quello che comunque domani può essere utile per te, perché in quel momento vuoi rubare la mascherina, perché pensi che poi la mascherina, anche quelle più belle, hanno durato 6-8 ore per non far passare virus o altro, quindi, cioè, al limite sopravvivi 6 ore in più, però tu blocchi in mezzo di soccorso per poterle rubare, vuol dire che il livello di capacità di essere aiutare gli altri, di essere disponibili, è praticamente zero. Sì. Insomma. Ecco, a proposito di mascherine, visto che abbiamo nominato le mascherine, a chi servono queste mascherine che sono andate a ruba e che adesso sui social si trovano a delle cifre che neanche fossero di Yves Saint Laurent? Cioè, voglio dire, no, ecco, almeno firmate, voglio dire, perché d'oro, d'oro, ecco, quindi c'è anche questo sciacallaggio che è tremendo. Ma a chi servono queste mascherine? Dipende dal tipo di mascherina. Cioè, la mascherina, quella chirurgica, normale, eccetera, quella senza filtri, può essere utile a chi ha qualche patologia, se la mette per non trasmettere agli altri, ma per non beccarsi il coronavirus le mascherine sono le altre, diciamo quelle con i filtri di protezione. La FFP2 e la FFP3. La P3 chiaramente è ancora meglio. Chiaramente le mascherine non esistono più da tanti giorni, da tanto tempo. A noi, come medici di famiglia, dovevano essere consegnate le mascherine. Speriamo che arrivino, perché potrebbero servire in effetti anche a noi, quando ad esempio andiamo, o viene una persona che non ha magari tutte le caratteristiche, quindi chiaramente non ha una dispnea importante, perché se no non la faccio venire in studio, chiamo il 112. Però se ha comunque una sindrome simile influenzale, ha sì un po' difficoltà di respiro, ma non la faccio poi venire in studio in orari dedicati. Poi magari accenno parliamo anche sì, a questo. Sì, sì. In orari dedicati. Chiaro che io innanzitutto ho delle mascherine chirurgiche e la do alla persona che se la metta, e poi io mi metto la mascherina. Sì, ma io ne ho due o tre, quelle che sono riuscito a beccare in giro. ATS dovrebbe consegnarcele, in teoria dovrebbe consegnarci mascherine, occhiali protettivi o visiera, e anche perché gli occhiali protettivi con gli occhiali molto probabilmente faccio difficoltà a mettere o una visiera, o se no mi devono dare poi il cane per ciechi per riuscire a visitare qualcuno, ecco. E poi anche la tuta, in teoria. Una mail negli ultimi giorni è arrivata, saranno in consegna. So che comunque sono state acquistate tramite Protezione Civile, mi hanno detto, quindi non le ha acquistate ATS. O meno. Sì, però io personalmente faccio un esempio. Però sono già passati 7 giorni, 8 giorni, quindi fino a lunedì.
magari. Ma io ho un'altra domanda, ma io persona asintomatica, io sto bene, esco, frequento, sono in mezzo alle persone, non vado frequentemente negli ospedali perché comunque non sono un operatore sanitario, ma io che sto bene, che non ho problemi, eccetera, ma ha senso che io mi compri la mascherina? Ma assolutamente no. Ecco, io è questo che, perché secondo me che è stata saccheggiata è quello, cioè poi chi evidentemente lavora in certi ambiti è malato, ok, ma io... Ho una sindrome influenzale, magari se mi metto la mascherina evito di fare l'untore, come dicevamo. Esatto. Ecco, però, al limite uno dice vado al supermercato, ho capito, però a questo punto sto chiuso in casa per quanto? Non lo sappiamo. Infatti anche perché noi non abbiamo idea della durata dell'epidemia. Non abbiamo idea innanzitutto della durata e neanche di queste misure. Settimana prossima, magari per altri 7 giorni. Saranno sufficienti 14 giorni? Cosa faremo? Non lo so. Non lo sappiamo. Bisognerà ecco. anche vedere quello. Adesso andiamo un attimino in pubblicità, poi comunque torniamo e continuiamo a parlare di coronavirus. Bentornati alle regole dello star bene, stiamo parlando di coronavirus, di come appunto gestire, come si sta gestendo l'emergenza, di quali sono i sintomi, stiamo vedendo, di quelli che sono poi i comportamenti da adottare, perché l'abbiamo già sottolineato più volte, un comportamento civile, proprio nel senso etimologico del termine, in questo momento è fondamentale. Dottor Rubino, un altro punto, oltre le mascherine di cui sentiamo parlare tantissimo in questi giorni sono i tamponi. Allora, la mia domanda era come funziona il discorso del tampone? Cioè, a me è capitato di parlare con una persona proprio oggi, mi diceva vabbè, ma tanto se ti senti un po' di raffreddore fai il tampone. In realtà non è un po' come il tampone per non so, altri problematiche, sì, come sì, so, una sempre mal di gola fa il tampone dello streptococco. Sì, 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 sì. È un pochino più complessa qua la gestione. No, beh, assolutamente. Oltretutto adesso nelle ultime linee guida il tampone viene fatto solo a persone sintomatiche con un sospetto serio di aver contratto la malattia. Quindi non agli asintomatici, anche se hanno avuto un contatto, ma non uno strettissimo contatto con una persona malata. Quindi è anche corretto farlo in questa maniera, secondo me, anche perché molto probabilmente diverse persone hanno contratto e superato la malattia. 80-85% sicuramente la supera brillantemente come una banale influenza. Nei mese scorso, molto probabilmente già anche a gennaio, girava il virus e sicuramente la maggior parte delle persone tranquillamente. Certo, se andiamo a cercare tutti con il tampone, ci mettiamo a far la fila come al supermercato quando c'è stato l'assalto e facciamo il tampone a tutti, ne troviamo sicuramente tantissimi. Però anche lì, diciamo, gli specialisti, i virologi e gli infettivologi tendono adesso proprio a dire che comunque un asintomatico molto probabilmente trasmette in maniera percentualmente molto più bassa il virus. Rispetto a Quindi chi sicuramente il tampone non a tappeto ma a soggetti ben selezionati. Ecco, le faccio una domanda. Mettiamo che io di fatto ho un lavoro con una persona che ha un familiare che è risultato positivo al coronavirus, no? Quindi quella persona, essendo a stretto contatto, tra virgolette, viene messa in quarantena, io però magari sono nella scrivania a fianco, io sto benissimo, non ho il raffreddore, non ho niente, però il come tampone, mi devo comportare? Il tampone non si fa. E però io cosa mi devo comportare? Mi devo mettere in autoquarantena, questo è un altro termine. Anche che lì il contatto stretto. Ad esempio, il famoso aereo, no? Ambiente chiuso, eccetera, le due file davanti, la fila dietro, eccetera, vengono considerati contatto stretto.
quello che 5-6 fila avanti non è considerato contatto stretto, quindi a lui sicuramente il tampone non si farà. Quanto sono stata a fianco con questa persona, ma anche colleghi miei che hanno avuto pazienti con diciamo problemi legati a positività del tampone, eccetera, se non hanno avuto contatti stretti nei 14 giorni precedenti, eccetera, non gli viene fatto. Ecco, la quarantena quanto dura, dicevamo, perché ecco anche qui quanto tempo sono 14 giorni. Quindi una quarantena che cosa vuol dire? Si deve stare in casa? Sì, in ambiente isolato e possibilmente usando un bagno dedicato, eccetera. Quindi deve essere fatta con determinati crismi, sì. con molta attenzione, questo sì, sicuramente. Sì. Un'ultima domanda, però secondo me è molto importante. L'accesso agli ambulatori, abbiamo accennato prima, c'è un triage telefonico e sì. Poi anche l'accesso deve essere un attimino regolamentato. Che cosa si devono aspettare i nostri telespettatori quando appunto fanno l'accesso all'ambulatorio? Allora, scusate, ma come vedete anch'io ho tosse e raffreddore. Non diciamo niente, no, ma ecco. Adesso non voglio banalizzare, ma se non mi vedete qua la prossima settimana, ecco, qualche dubbio facciamo. D'altronde non è che si può stare chiusi. Ecco. Allora, l'accesso agli ambulatori. Io ho la fortuna, ma come tanti altri miei colleghi, di avere una segretaria che mi prende gli appuntamenti. Chiaramente ho istruito la segretaria a fare un primo filtro telefonico e chiedere il perché hanno bisogno di una visita. Quindi chi ha sintomi influenzali o simili influenzali verrà ricevuto in orari particolari dello studio, a fine studio, in modo da non mescolare diciamo le persone potenzialmente infette con le persone che non hanno problemi del genere. Quelli che diciamo hanno dei dubbi, eccetera, verranno richiamati telefonicamente, mi faccio lasciare il numero di telefono, li richiamo io in un secondo momento e faccio un triage telefonico a loro, per cui c'è una scheda di valutazione che è una scheda abbastanza semplice, sono due paginette di scheda, niente di particolare, in cui ci sono delle domande, chiaramente sì e no, si segue un algoritmo e in base a quello poi vedi se è una persona che potrebbe avere dei problemi particolari, allora lì 112. Se no, dal punto di vista di visita, come dicevo, a fine studio e mano a mano, lasciando un certo spazio anche tra una persona e l'altra, si vede un attimino di visitare queste persone proprio perché magari è una cosa banale e chiaramente non deve andare a intasare i servizi di emergenza. Io la ringrazio molto perché questo serve ai nostri telespettatori, perché ovviamente se quando chiamate vi vengono rivolte delle domande, se vi vengono dati appuntamenti eccetera, tutto questo è fatto sempre per imparare a gestire meglio questo momento e a gestirlo soprattutto in modo da non andare magari a sovraccaricare l'ambulatorio o anche a dare la possibilità al virus, che abbiamo detto l'unico modo per curarlo, poi vedremo, è contenerlo, di diffondersi. Intanto abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Alberto. Buonasera Alberto. Senta, io non ho sentito la prima parte, però ho sentito che dicono che bisogna prendere la vitamina D per proteggersi dal coronavirus. La vitamina B? Sì, sì, come il domodossola. Ah, va bene, allora adesso chiedo subito al dottor Rubino, la vitamina B serve?
nella B, nella C, nella D, facciamo pure tutto l'alfabeto, no. Niente, no, non serve. Assolutamente. Allora facciamo un po' di chiarezza, non serve a quella, servono i probiotici. Adesso facciamo un po' la disamina delle varie strategie, allora, ecco. Possiamo fare qualcosa a questo punto per prevenire? No, ecco. No, non c'è niente, nessun farmaco né vitamina che possa proteggerci dal virus, assolutamente. Dobbiamo è un virus, quindi dobbiamo, come sempre, voi dovete seguire come sempre le regole dello star bene, quindi le regole del diciamo, abbiamo detto di mangiare correttamente, la regola di fare movimento, la regola di avere un organismo sano, e sicuramente un organismo sano combatte meglio qualunque malattia. Abbiamo un altro contributo invece da Facebook. Sto seguendo la vostra trasmissione dagli Stati Uniti, dove sono in vacanza con mio marito. Dovremmo ritornare in Italia tra una decina di giorni e non sappiamo se posticipare il nostro rientro, considerando che siamo due settantenni e mio marito è un cardiopatico. Cosa ci consigliate? Beh, se possono star là, ne sei in vacanza, mi viene da capito, dire. Sono in vacanza. È in vacanza, però, ecco. Insomma, non penso che si debba arrivare davvero a una cosa del genere, no, non si può rientrare, ecco, perché il rientro è possibile, sì. In questo momento purtroppo stiamo vivendo una situazione per cui rientrare possiamo, andare a farci un viaggio all'estero sta diventando complicato. Esatto. Ecco, e questo mi dà l'aggancio anche alla dottoressa Marei, cioè sta diventando complicato un po' perché noi abbiamo un po' di paura e quindi questo sentimento della paura da gestire, e poi soprattutto c'è proprio questa situazione particolare anche così dall'estero, ecco, nei nostri confronti. Ma allora, in realtà secondo me più che una questione di paura, che è un sentimento fisiologico che proviamo tutti, che ha anche tutto un suo senso, una ragion d'essere, no? Perché poi ovviamente se noi ascoltiamo le nostre paure e non le tramutiamo in angosce che poi appunto ci fanno partire più come delle schegge, no? in atteggiamenti che non hanno una reale finalità, se noi ascoltiamo le nostre paure e le colleghiamo anche a dei dati di fatto, no? E quindi le razionalizziamo anche un po', nel senso che poi è ovvio, la paura non è che di per sé possa essere razionalizzabile, però se poi la colleghiamo degli aspetti, no? Che hanno a che fare con degli elementi più razionali, più oggettivi, riusciamo a trovare un senso, no? Poi al nostro sentimento, cosa che invece di fronte all'angoscia non succede. Quando abbiamo stati di angoscia profondi, in realtà rischiamo davvero poi di fare una serie di cose, di mettere in campo azioni che poi sono assolutamente afinalistiche. Quindi in questo la cosa fondamentale è riuscire a ascoltare la paura come sentimento che ci dà comunque delle istruzioni, ci dà anche poi delle indicazioni su come direzionare le nostre attenzioni, per esempio rispetto alle informazioni che abbiamo. Quindi bisogna sempre dare importanza a tutti i sentimenti che proviamo, senza che ci siano sentimenti di serie A, sentimenti di serie B, positivi, negativi, non esistono, classifiche, graduatorie, eccetera, eccetera. Però bisogna capirne anche il senso, altrimenti, come dire, la razionalità non ci servirebbe a nulla, no? Se non per aiutare a trovare poi un quadro di senso anche a quelli che sono i nostri vissuti, no? Quindi di fronte a un momento in cui la paura si può tramutare facilmente in angoscia, anche proprio per una sorta quasi di contaminazione. La contaminazione non è soltanto rispetto al virus, ma è anche rispetto all'angoscia che il virus poi scatena in tutti noi. Ci stiamo contagiando di paura. Proprio emotivamente. Cercare proprio di ascoltare la paura come un qualcosa di funzionale. Se pensiamo per esempio da bambini, avere paura di alcuni elementi ci consente per esempio, non so, di non infilare le tre dita nella presa, no? Perché ci viene... cioè ci arriva che quella è una cosa che spaventa i genitori, quindi sappiamo che dovrebbe spaventare anche noi, allora le dita nella presa non le metto. Se io ho paura di poter stare male per un determinato virus che ha tutta una serie anche di accortezze comportamentali da portare avanti, perché questo tutela me
tutela il mio vicino di casa, tutela il mio nonno cardiopatico, tutela, no, chiunque in un qualche modo potrebbe essere catalizzatore del virus, allora a quel punto lì io devo prendere quella paura e iniziare, non so, a documentarmi in maniera seria, a sapere che io, per esempio, se ho una serie di sintomi, allora devo mettere in campo una serie di comportamenti. Se pensiamo al decalogo che diceva prima il dottore, no? Ascoltiamo, seguiamo quelle che sono le indicazioni che ci vengono date. Se dobbiamo stare in quarantena, stiamo in quarantena, cioè, poi ovviamente con i crismi che la quarantena richiede, non che poi appunto uno si senta più furbo degli altri e quindi ho paura, per evitare di stare in quarantena allora prendo, scappo e vado in un'altra regione, no? Com'è successo, allora, sì. E quindi poi contagio. E allora a quel punto, perché poi divento con causa del problema e quindi la mia angoscia mi fa partire in azioni che poi sono azioni veramente afinalistiche, che non fanno altro che incrementare i gradi di problematicità che poi la situazione già di per sé ha, e comunque che con un mio corretto comportamento invece potrebbe essere molto più contenuta, come si diceva prima. Ecco, la dottoressa mi ha fatto notare, quando ci siamo sentiti telefonicamente prima della trasmissione, un altro aspetto che io ritengo molto interessante e che va ancora a rispondere alla domanda un po' prima del signore sulla comunicazione, eccetera, sul fatto che noi italiani ci troviamo ad affrontare non soltanto un virus nuovo, ma una situazione nuova, perché a parte qualche nonno ancora vivo, eccetera, nessuno di noi ha vissuto, per esempio, un bombardamento, ha vissuto la paura di una guerra, concretamente, no? E quindi ci sentiamo in un pericolo che non sappiamo gestire, mentre ci sono zone del mondo dove, giustamente lei diceva, no, il bambino siriano che va al mattino a scuola sale sul pullman e non sa che cosa, e quindi ovviamente gestisce meglio. Noi ci fa paura questa cosa che non conosciamo, anche perché non le sappiamo gestire queste grosse emergenze. Infatti le definiamo emergenze, torno sempre a quello che dicevo prima, e non momenti di crisi, no? Cioè, allora, è vero che noi dovremmo relazionarci a dei momenti di crisi esattamente come si relazionano gli edifici antisismici agli smottamenti della terra, no? Che allora è ovvio che se io costruisco un edificio e gli do i crismi di un edificio che non sarà mai sottoposto a nessun tipo di sollecitazione, quando qualora dovesse arrivare una sollecitazione dal punto di vista appunto tellurico, allora mi si crea una crepa nella struttura. Se invece io mi metto nelle condizioni di avere un edificio che rispetta tutti i criteri antisismici, l'edificio segue gli smottamenti ma non si distrugge nella sua struttura. Quindi, se noi viviamo dei momenti di crisi, delle reali emergenze, noi sappiamo quali sono poi tutta una serie di davvero sollecitazioni profonde rispetto al oggi ci sono, ma io domani non so se ci sarò veramente. Quindi tutto quello che sono anche i vissuti passati, persone che hanno vissuto guerra, persone che anche attualmente vivono condizioni di guerra, non danno lo stesso grado di problematicità a quello che sta accadendo attualmente. Danno il reale valore a quello che sta succedendo. È un momento di crisi, non si può pensare che non lo sia. Però riescono anche a dargli una taratura differente, perché l'emergenza è altro, certo. Questa è una crisi. E voi, tra l'altro, come centro EOS mi diceva che il discorso delle emergenze piuttosto che delle crisi, dei traumi, lo seguite particolarmente. Sì, no? Sì, diciamo che noi abbiamo una fetta di lavoro molto importante su tutto ciò che ha a che fare con la psicopatologia, quindi depressione, ansia, attacchi di panico, eccetera eccetera, però abbiamo tutta una sfera di lavoro che è stata poi quella originaria anche del centro, che appunto aveva a che fare con gli eventi traumatici, in caso appunto di guerra, terremoti, incidenti aerei, per cui sappiamo bene che c'è proprio una distinzione fondamentale anche tra quello che è un evento traumatico ed un evento stressante, sono due cose completamente differenti. Quindi se noi mettiamo tutto insieme nel commissionare una serie di elementi che invece andrebbero separati, rischiamo tante volte di vivere in maniera eccessiva delle cose che invece dovrebbero avere un altro tipo di taratura, perché ci porterebbe
porterebbe ad avere un certo tipo di atteggiamenti, piuttosto che sapere quando davvero si parla di trauma, quando si parla di emergenza, di catastrofe, piuttosto che di problemi molto, come dire, di entità un po' più lieve. Ecco. Quindi questo è molto molto importante, mi raccomando, relativizziamo, è importantissimo rispettare quelle che sono le regole in questo momento, rispettare le norme, rispettare quello che ci viene imposto, perché è una situazione di crisi, nessuno lo nega, ma ovviamente cerchiamo di metterla nell'ordine giusto delle cose. Ecco, posso questo fare è importante. Una piccolissima parentesi finale. È vero che abbiamo ricevuto comunicazioni che comunque hanno scatenato poi delle reazioni in tutti noi, che sono anche delle reazioni che però sono comprensibili da un certo punto di vista, perché è ovvio che se ci viene detto prima che siamo in una situazione appunto di emergenza che ha fatto sì che la gente andasse a svuotare i supermercati in preda all'angoscia di quale, chissà quale catastrofe successiva noi avremmo dovuto affrontare, e poi dopo 15 giorni ci arriva invece un ridimensionamento comunicativo per cui poi ci viene detto no, ma no, in realtà è poco più di un'influenza, cioè è vero che la gente comprensibilmente poi ha dei cortocircuiti interiori e non capisce più a quale tipo di messaggio si deve aderire. E non crede più all'autorità, certo. Come dicevi tu, non si fida più dell'autorità. Esatto, questo è un grosso problema. Poi l'emergenza è una sproporzione di risorse rispetto alle persone da assistere. In questo momento ci sono delle difficoltà operative, che è diverso da non avere le risorse per gestire le persone che in questo momento sono state colpite. Quindi giustamente la dottoressa diceva che è un momento di crisi, di difficoltà, ma l'emergenza è un'altra cosa. Cioè, quindi negli anni le emergenze sono state diverse. Cioè, il terremoto è un'emergenza in quella zona settorializzata, però lì c'è la sproporzione delle risorse. Questa è una crisi più ampia, non è circoscritta, quindi questa è la difficoltà e il continuo cambiamento e l'evoluzione della situazione. E il non sapere cos'è che stiamo affrontando è quello che crea poi comunque il panico, la paura, l'ansia, insomma, poi il termine corretto lo usa più la dottoressa, però cioè, gli operatori fortunatamente forse hanno ricevuto, senza forse, hanno ricevuto più informazioni, quindi perché sono più tranquilli, perché se no avrebbero smesso di andare ad assistere le persone. Poi comunque c'è insomma lo spirito del Croce Rossino che abbiamo, comunque ti porta comunque a aiutare gli altri, ma comunque consapevoli di proteggersi, ma che comunque non è una cosa che se vai a assistere uno poi non torni più a casa, ecco, insomma, questa è la cosa fondamentale. Ecco, e invece voi come appunto come unità di crisi come state agendo? Noi siamo operativi su, la chiamano emergenza coronavirus, ma per dare una collocazione ben definita, questa situazione fondamentalmente dal 4-5 di febbraio, quando si è iniziato con il Dipartimento di Protezione Civile, che è stato nominato il commissario all'emergenza, perché così è stato chiamato, il capo dipartimento, il dottor Borrelli, il comitato operativo ha iniziato a varare delle misure sia cautelative, ma allo stesso tempo di osservazione, innanzitutto mettendo del personale agli aeroporti per monitorizzare le persone che arrivavano soprattutto dall'estero. Quindi perché c'erano anche lì dei parametri, ci sono dei parametri di valutazione che a seconda da dove provieni, se hai avuto contatti con persone provenienti diciamo dalla Cina o principalmente dalla zona colpita dove è iniziato tutta la problematica, quindi Wuhan e la provincia, una temperatura da 37,5 in su, difficoltà respiratorie, anche lì sono cambiati, prima era molto più alta la soglia, adesso poi hanno visto che comunque il virus è meno pericoloso rispetto a quanto si pensava all'inizio, perché poi gli studi hanno portato questo, quindi prima c'era, se arrivavi dalla Cina, se avevi di 37,5 così venivi bloccato, adesso hanno detto devi avere sì provenire Cina o essere stato a contatto con persone che potenzialmente potevano arrivare da quelle zone, 37,5 in su, problematiche respiratorie, proprio difficoltà a altre sintomatologie, quindi spossatezza, tutte quelle che ha elencato il dottore prima, allora viene rifatta una rivalutazione in aeroporto da un medico, vengono riguardati tutti i parametri, se poi sono ancora positivi la persona viene
portata al sacco di Milano per essere sottoposta a tampone e quindi poi per vedere se c'è una positività o meno al virus. Devo dire che con le migliaia di persone che abbiamo controllato ci sono stati pochi casi che sono stati sottoposti al tampone, ma per sicurezza, perché magari provenivano magari da Wuhan piuttosto che da altre zone della Cina, ma che comunque quelli che abbiamo noi l'osservatorio sono sempre stati negativi. Quindi questa è una delle parti che stiamo gestendo. E poi stiamo gestendo tutte le situazioni, quindi potenziamento di ambulanze, soprattutto nella zona rossa, perché la problematica dei ragazzi nostri che hanno è che sono persone teoricamente da soccorrere perché sono in una zona comunque chiusa, che poi di fatto i servizi funzionano, perché i supermercati sono più pieni dei nostri, quindi per assurdo, no, i supermercati funzionano, le farmacie funzionano, cioè tutti i servizi primari ci sono, l'unica problematica che hanno è che non possono uscire da quella cerchia che è stata di sicurezza, ma è stata fatta proprio per evitare dell'espansione del virus, perché il più gente c'è ammalata, più c'è gente da curare e più persone ammalate ci sono, c'è meno produttività, c'è tutta una cosa legata, quindi non è che si blocca tutti perché se ci si infetta si muore, si blocca per evitare che ovviamente ammalandosi più persone ci sono più persone da assistere, quindi il sistema poi potrebbe andare in crisi, ma fondamentalmente è quello, il motivo del contenimento è quello lì. Io direi allora adesso andiamo un attimino in pubblicità, poi torniamo proprio sul discorso del contenimento, anche perché sentiremo un contributo sempre dalla conferenza stampa di Regione Lombardia, proprio da un virologo del San Matteo che fa proprio il punto della situazione su questo. Ci vediamo tra pochissimo. Bene, bentornati alle regole dello star bene, stiamo appunto affrontando il tema del coronavirus, vi ricordo che abbiamo ancora una ventina di minuti, se avete qualche domanda potete sempre telefonare allo 0381 09 25 25. Prima della pubblicità nominavo appunto la conferenza stampa di oggi di Regione Lombardia, che quotidianamente aggiorna un po' sullo stato dell'arte, e tra i vari relatori c'era il dottor Fausto Baldanti, che è appunto il direttore dell'unità di virologia molecolare del San Matteo. Allora, visto che abbiamo parlato del San Matteo come ospedale di riferimento, mi sembrava interessante proprio mandare in onda adesso il suo contributo di oggi in regione. È vero, siamo di fronte a una situazione nuova. Per la prima volta succede una epidemia di queste dimensioni nel mondo, perché non è una cosa locale della Lombardia o dell'Italia, è una cosa, come sapete, che sta coinvolgendo l'intero pianeta, ed è nata, ricordo, meno di 2 mesi fa, alla fine. Quindi anche noi nella notte di giovedì, venerdì scorso, quando abbiamo avuto per la prima volta la sequenza di questo virus e quindi la certezza che fosse in Lombardia, non ci aspettavamo che fosse un caso autoctono, e effettivamente ci si aspettava un caso di importazione, come era già successo a Roma. Però nel giro di poche ore la Lombardia è stata capace di reagire mettendo in opera una macchina, come ricordava anche il professor Rizzardini, poderosa, una rete di ospedali formata da centri di riferimento, da ospedali del territorio, che hanno intercettato i casi, i loro contatti, e oggi abbiamo una mappatura di questa epidemia che è la più precisa nel mondo occidentale e secondo me anche del mondo intero, perché pur avendo la Cina più casi ha avuto meno tempo di studiarne proprio le dinamiche di trasmissione, dal momento che sono stati travolti immediatamente dalla situazione. Le previsioni adesso sono difficili e non vanno fatte, perché sarebbe imprudente farle. La prudenza è sempre una buona consigliera, come lo è anche il fatto di confrontarsi tra colleghi, di parlare, di discutere e di adottare linee condivise.
Ecco, sicuramente una situazione di crisi, una situazione da monitorare con attenzione. Certo, dalle parole del professore una nota positiva, che è quella che la nostra sanità, come lo ricordiamolo, sta affrontando sicuramente nella maniera migliore il virus e ha fatto una mappatura, ha delle conoscenze, come io dicevo all'inizio, forse il fatto di conoscere può darci un pochino più di sicurezza, lo diceva anche la dottoressa Marelli, avere meno timore, meno paura, perché conosciamo tutto questo. Ecco, se uno conosce qualche cosa, chiaramente ha meno paura. La paura si ha soprattutto, almeno, di qualcosa che non conosci, che non sai come affrontare. Esatto, sicuramente. Ecco, però io direi, torniamo un attimino alle linee guida, perché poi anche ci sono altri apporti importanti alla conferenza stampa di oggi, in cui però è stato ribadito come non bisogna abbassare l'attenzione, perché poi è un po' il risvolto successivo, no? Uno ha paura all'inizio, poi si abitua un po' alla situazione e abbassa l'attenzione, ma continuare a mantenere alta l'attenzione e a seguire il famoso decalogo. Quindi io direi che, dottore, lo riprendiamo questo decalogo, sì, così lo ripassiamo tutti, e non è una cosa su cui scherzare, ma il decalogo vale la pena veramente seguirlo. Decalogo è quello che poi era stato diffuso dal Ministero della Salute assieme a tutte le altre sigle di società scientifiche, di sindacati, eccetera, ma proprio tutte le società scientifiche che hanno avvallato queste 10 regole. La prima era lavarsi le mani. Ecco, a proposito del lavarsi le mani non è necessariamente uno che debba farlo con la mucchina o con altri disinfettanti. È chiaro, quello lo usi quando non hai il sapone, ma se hai il sapone va benissimo. Chiaro, non è che gli fai vedere il sapone e finita lì. Lavi le mani. Come ci hanno insegnato alla scuola materna. Come si insegna veramente da genitori a figli, lavati le mani e gli fai vedere come si lavano le mani. E quindi lasciare almeno insaponate, poi almeno 20-30 secondi lavando le mani, diciamo anche passando tra le dita, eccetera. Come non dico di farlo come i chirurghi quando si va in sala operatoria, perché la procedura è molto diversa, molto più lunga, però basta quello per eliminare il virus. Poi è chiaro, se sono in giro, sono in macchina, se ho in macchina la famosa mucchina oppure altri gel disinfettanti, ma ce ne sono tantissimi, mi do una pulita alle mani. Certo. Così posso anche stringere le mani, non abbracciare per adesso magari qualcuno, se però sicuramente stringergli la mano, ecco, che è già una cosa molto che può dare un sollievo a tutti, a te e all'altro. Sì, certo. Sicuramente. Poi l'ho vista prima starnutire, ha starnutito nel modo giusto, ecco, come nel gomito, infatti ho visto che faceva, ecco. Se non altro, ecco, evitare, anche perché poi... Se metto la mano... Anche la mano va bene, però poi non posso più dare la mano. Devo lavarmela, mm-hmm, giustamente. Poi evitare appunto di toccarsi gli occhi, la bocca, eccetera, perché posso trasmettere comunque, ho starnutito, poi vado in giro a diffondere il virus. Evitare il contatto. Allora, io e lei qua non ce lo trasmettiamo. Ecco, diamo una distanza. C'è anche una questo. Certa distanza, oltre il metro, insomma. Evito magari, appunto, vado al supermercato a fare la spesa, non devo mettere la mascherina, basta che non vada addosso all'altra persona. Certo. E non la spinga alla cassa e comincio a spingere, insomma, mi sembra sto un filo più distante. Sì, perché anche quella è stata un'altra, cioè abbiamo desertizzato ovviamente i pronti soccorso, siamo stati lontani, poi, però siamo andati tutti al supermercato. Tutti al supermercato, ecco, tutti in fila e tutti lì. Ammassati l'uno all'altro. Poi l'altra cosa importante è non prendere farmaci, non prendere antivirali.
che l'antivirale, i classici antivirali che si usano per l'herpes zoster, per l'herpes labiale, eccetera, non servono assolutamente a nulla, ecco, e tanto anche meno se, gli antibiotici. Ecco, e anche se qualcuno dovesse aver fatto il vaccino per l'influenza, non è che non è immune, coperto, non è coperto uh-huh. assolutamente. Il vaccino lo stanno studiando, a quanto pare in America qualche cosa hanno già fatto, ma ci vorrà comunque fino all'anno prossimo. Sì, arriva ecco. Prima la primavera e l'estate, probabilmente il nostro, no, sicuramente, il nostro soccorso. Sicuramente. Poi il pulire le superfici, quello che dicevo prima, una volta visitati i pazienti, eccetera, alla sera, aprire le finestre, quindi arieggiare e candeggina o comunque anche l'alcol, quello rosso, banale alcol rosso, dare una pulita alle superfici, sì. Anche questa è una cosa importante. Sì, ci sta insegnando ad essere più puliti questo virus. Assolutamente tutto sommato, sì. Ecco. Spero che non asettici, ma puliti, ecco che è già qualche cosa. Spero che questo poi continui anche passata il clou del virus, ecco. La mascherina lo dicevamo prima, sì, quindi certo. Solo se sei infetto o sospetto, metti la mascherina, certo. Se no non serve niente. Gente che gira per le strade con la mascherina non so cosa serve. No, ma molto probabilmente serve forse, ma non so neanche, per le polveri sottili, forse. Sì, sì, ecco, forse. Ecco, poi un'altra cosa che avevano detto era i prodotti cinesi. No, non... arriva dalla Cina, ma non può avere il virus sul pacchetto. Ecco, no. Diciamo che appunto il virus sull'oggetto piuttosto che sull'alimento, sì. Anche qua sì. L'alimento, noi possiamo mangiare il sushi, voglio dire, poi magari ci fa venire altre problematiche, però... ma se andiamo ecco, in un ristorante... Ristorante, esatto, a posto... Che tratta gli alimenti come vanno trattati, esatto. Il problema non c'è. Idem ecco. gli animali, perché la paura era nata, perché questo virus sì. Sarebbe nato dal pipistrelli, no? Diceva. Ecco, serpente, quindi, pipistrello, non ecco. Sei capito bene. E quindi si temeva che potesse passare ai nostri animali, in realtà no. Gli animali domestici, ecco. No. Ecco. Quindi... no. Anche perché se siamo in casa, magari già in una situazione un po' difficile, almeno la consolazione del cane o del gatto, ecco. Insomma. Assolutamente, ecco, sì, possiamo accarezzarlo tranquillamente. Ecco, questa... Quello lo possiamo abbracciare. Possiamo abbracciarlo. E ecco. Farci anche coccolare da lui. E farci anche i pechinesi, certo. Niente, quindi queste sono un po' le informazioni fondamentali che vanno seguite, che assolutamente bisogna continuare a portare avanti con coscienza, dicevamo. Mentre da un punto di vista psicologico, insomma, qual è un po' il decalogo, tra virgolette, quali sono un po' delle indicazioni, perché nella crisi ci siamo, quindi non è che possiamo prevenirla, i social li abbiamo letti tutti e anch'io confesso che sono una sempre molto sulle mie, non è che ci credo, però non ci credi, ma poi visto che tutti c'hanno sto panico, allora un pochino ti si stilla, no, il timore. Come dobbiamo comportarci? Ma allora io torno a quello che ho detto inizialmente, cioè che allora la paura serve e quindi va tenuta presente come sentimento nella sua funzionalità. Quindi mi deve servire non per partire appunto in una ricerca spasmodica di informazioni online, no? Che poi tendenzialmente hanno l'unico scopo di aumentare i gradi di appunto di paura e quindi poi trasformarsi in angoscia, anche perché poi più io entro anche in un circuito di informazioni errate, più non faccio altro che catalizzare, perché poi c'è anche questo circuito di sottofondo poi nella gestione dei social, più io mi indirizzo a leggere notizie di un certo tipo, più mi arrivano notizie che poi non fanno altro che andare a confermare notizie di questo tipo.
Quindi stare molto attenti anche alla selettività di quello che si legge, quindi andare solo ed esclusivamente a leggere notizie che arrivino da fonti ufficiali. Non iniziare a instillare dubbi su altri, no? Quindi anche soltanto il fatto proprio di stare attenti a non guardare l'altro con l'idea che l'altro sia un potenziale untore, quindi iniziare una sorta proprio di anche discriminazione relazionale che poi comunque non porta da nessuna parte. Essere molto chiari in famiglia su quelli che sono gli atteggiamenti che vanno tenuti, per cui bisogna avere delle regole che sono molto condivise all'interno del proprio nucleo familiare. Quindi se ho anche dei bambini in casa, io devo spiegare anche al bambino come si deve comportare, perché poi, appunto, proprio perché alcuni elementi, anche soprattutto con i bimbi, non sono molto chiari e sono probabilmente in una fase anche più di scoperta attuale. Per esempio, appunto, quel decalogo famoso di comportamenti da adottare, spiegarlo anche ai bambini, proprio perché magari appunto hanno a che fare con nonni malati piuttosto che con persone alle quali potrebbero poi trasmettere eventualmente loro appunto questo tipo di problema, per cui vanno istruiti anche loro rispetto agli atteggiamenti da tenere. E appunto non fomentare continuamente questo tipo di clima di paura, per cui se le istituzioni adottano una serie di accortezze, allora questo parla di un qualcosa che in un qualche modo sta avendo una sorta di tracollo, no? Ma sapere che una serie di atteggiamenti e di restrizioni, per esempio pensiamo alla scuola chiusa, quello sono, è un bel problema, eh? Sono restrizioni che hanno a che fare con una tutela sociale e appunto proprio con l'idea del contenimento, non di un'allerta legata a un'ingravescenza del problema. Per cui queste sono tutte modalità che vanno condivise in questo senso, quindi anche farsi promotori di comunicazioni corrette. Quindi se io sono una persona che appunto è attiva online, proprio per una responsabilità sociale anche nei confronti di altre persone e di una comunicazione corretta, io devo diventare appunto fautore e attore, protagonista di comunicazioni corrette, quindi cercare appunto di evitare anche di entrare in disquisizioni che hanno a che fare proprio con fomentarsi rispetto a delle angosce, piuttosto che entrare in dibattiti troppo personali su a me è successo, no, certo. Cioè, la fonte ufficiale dice questo. Ecco, tornando alla chiusura delle scuole, che ovviamente porta i nostri bambini, i nostri ragazzi a stare a casa, cioè questo è, oltre ad essere un evidente problema di gestione, sto pensando soprattutto ai più piccolini, ai bambini, perché certo, magari se non ha nonni eccetera non sa dove metterli, è un serio problema, è un problema anche economico, perché sì, sì. Uno non può avere la babysitter sempre 8 ore al giorno quando magari ha già anche pagato la retta dell'asilo, cioè, al di là di questo che è un problema ovviamente sociale ed economico già importante, cioè il fatto che questi ragazzi, questi bambini stanno tante ore in casa, perché ovviamente non è solo la scuola essere chiusa, ma è la palestra, è il luogo di aggregazione, cioè comunque, e quindi non devono fare delle attività, no? Quindi rallentano un po' le loro cose e devono fare delle attività. Forse io mi chiedevo, può essere l'occasione per loro e per noi per magari sfruttare questo tempo per riflettere su altre cose, per ritrovare il piacere, magari io dico anche di farsi una passeggiata insieme, tutti i piaceri che all'inizio ovviamente non sentiamo come un piacere, però forse è il modo, è un'occasione anche un po' per rallentare, no? Certi ritmi, perché anche lavorativamente molti di noi hanno dovuto cambiare le proprie abitudini, certo. Si parla di smart working, si parla magari di appuntamenti che sono saltati, riunioni che cambiano, questo forse il cambiare ci costringe un po' anche a mettere in atto qualche cosa, vero? Cioè, diciamo che ci disorienta, perché siamo abituati a proprio dei turbini di cose da fare, e questo vale per noi, ma tanto vale lo stesso discorso per i minori che hanno tutti i pomeriggi impegnati. Io lo dico anche da mamma che ha una bambina che ha tutti i pomeriggi impegnati, però è anche vero che da un certo punto di vista è estremamente funzionale anche per noi adulti avere i figli che hanno dei circuiti di attività e che comunque ci danno anche dei gradi di libertà
realtà rispetto a quello che poi sono i nostri impegni. È vero che c'è un momento di disorientamento, è anche vero che sono state impedite una serie di modalità di aggregazione, ma non è stata impedita l'aggregazione, punto. Cioè, voglio dire, andare a un parco all'aperto non credo che comporti delle limitazioni. È ovvio, è diverso che andare, magari, non so, al pub, seduti al tavolo, uno attaccato all'altro, e che ovviamente rientra poi in una serie di restrizioni comportamentali che invece vanno rispettate. Però intanto il rallentare dona l'opportunità a ognuno di noi di avere del tempo per pensare, che è una cosa che non abbiamo più. Non abbiamo più tempo per riflettere, non abbiamo più tempo neanche per davvero dare la giusta dimensione alle cose. Sì, senza pensare però troppo al coronavirus. Senza perché il rischio è di avere più tempo e quindi di stare più tempo sui social. In realtà, da un certo punto di vista, se noi abbiamo tanto tanto tempo, non è proprio detto che tutto quel tempo noi lo dedichiamo a pensare a ciò che ci angoscia, no? Tante volte è proprio il fatto di essere presi e poi non abbiamo spazi di riflessione, e quando arrivano come dei fulmini, e quindi ci creano proprio delle crepe. Invece una dilatazione del tempo ci consente anche di vedere che poi la vita non è soltanto quello, ci sono tutta una serie di altri frangenti che noi purtroppo non abbiamo tempo e modo di esplorare nella nostra quotidianità, e sono delle grandissime opportunità i momenti di crisi, proprio perché, come si diceva prima, arrivano, creano delle ferite, queste ferite si possono cicatrizzare, ma perché si possano cicatrizzare uno se ne deve prendere cura in maniera adeguata, ecco, e quindi che mi rimanga una cicatrice a memoria di un qualcosa che non ha funzionato. Ecco, quindi sfruttiamo, tra virgolette, questo periodo anche per questo, per pensare e per così trovare nuove soluzioni. Fatemi dire una cosa importante, riflettendo anche con Gianluca Vicini qua, che in questa situazione noi ci siamo ancora una volta resi conto di quanto abbiamo in Italia, quanto abbiamo un personale, sia abbiamo la Croce Rossa, tra l'altro molti sono volontari e quindi un volontariato fondamentale, idem per la Protezione Civile, idem per tutti gli operatori sanitari, perché l'abbiamo detto prima, gli operatori sanitari comunque sono stretto a contatto. E non è che perché uno fa l'infermiere probabilmente magari ha un pochino meno perché conosce, ma c'è FIFA uguale, perché comunque tra virgolette non è tutto il giorno al contatto. E quindi in questa trasmissione, dove mi capita spessissimo di avere medici, operatori sanitari, ancora a maggior ragione un elogio per queste persone che stanno facendo il loro lavoro, che in molti casi è una missione, non è semplicemente un lavoro. Tra l'altro è un po' anche il rovescio della medaglia rispetto la popolazione, che può prendersi un po' più di tempo, invece gli operatori che stanno gestendo questa emergenza in realtà ne hanno meno, perché per cercare di dare una mano, io vedo i miei operatori che vanno oltre il loro normale turno, perché ci sono problematiche da gestire, così come i medici, gli infermieri vanno oltre a quello che è il loro compito in senso stretto. E questa è una cosa che fa riflettere, cioè dove in realtà la popolazione può rilassarsi per alcuni aspetti, di qui oltre alla preoccupazione dei familiari, delle persone che assistiamo, di noi stessi, c'è, e forse questo in alcuni aspetti aiuta, perché è ancora meno tempo per pensare su alcune cose, c'è proprio questo aumento del lavoro, che comunque si sa che va a una finalità, e quello è quello che poi comunque ti ripaga della stanchezza, delle notti, guardo il collega perché sono qualche nottata in bianco, qualche l'abbiamo nottata, fatta, certo. E quindi questo ti consola, insomma, ti dà un senso di essere utile, che è un sentimento difficile. Ecco, e ancora questo ci insegna proprio la puntata in cui eri venuto tu, avevamo parlato dell'importanza del rispetto anche nei confronti dell'operatore di pronto soccorso, piuttosto che di rispetto sull'operatore dell'ambulanza, e avevamo sottolineato come spesso questo non ci sia. Ecco, questa esperienza ci può insegnare ulteriormente questo. Ecco. Abbiamo una telefonata, ecco, siamo quasi alla fine, ma abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, io sono Castagnola Milena. Sì? E telefono da Voghera. Sì. E sono in zona gialla. Io vorrei sapere due cose fondamentalmente. Questa epidemia si sapeva che arrivava, perché il personale di tutti i pronto soccorsi non hanno avuto mascherine, tute e cose per proteggersi. E due, perché visto che giustamente le gite scolastiche
non sono state più fatte fino al 15 marzo, sono invece ci si sono confermate le visite tipo a Bergamo, che è andata, a Palermo, quelli di Velletto Bellini e quelli di Castiglione d'Anda che sono andati ad Alasso e hanno ovviamente contagiato gli altri. Va bene, ecco, grazie signora. Allora, non lo capisco. Sì, grazie, grazie. Allora, dottore, il problema del pronto soccorso, appunto, perché probabilmente il personale non ha usato le mascherine prima, ecco, pur sapendo che arrivava il contagio. Esatto, ecco. Perché quantomeno un minimo di protezione, visto che ci siamo, visto che c'è anche l'influenza, potevano anche fare due cose, non metterli, se uno arriva con, che sia coronavirus o no, se ha la febbre e ha dei problemi respiratori, da fare un'aria come stanno facendo adesso a Voghera, che lo fanno nel nuovo pronto soccorso, a Vigevano, che sì, lo fanno. Così chiaro signora, chiaro, chiaro. Adesso facciamo rispondere il dottore, perché poi sennò poi dobbiamo chiudere, grazie. Sì, ecco, lei diceva in precedenza, cioè prevenire e fare delle aree apposta, però... L'abbiamo scoperto dopo, insomma. Poi non è che non è stato gestito all'inizio come c'è stata poi la polemica, eccetera. No, penso che le risposte siano state date correttamente anche nel pronto soccorso di Codogno, eccetera. Le risposte sono state date correttamente. Magari non si aspettavano una infettività e un problema del genere, e quindi non subito hanno messo tutte scafandri. Quello sì, forse è il senno di poi ci fa fare riflessioni che poi al momento non è. Ecco. E idem la signora, se non ho capito male, diceva per il discorso delle gite, come non sono state fermate le gite scolastiche, perché non sono state fermate anche le gite, non so, probabilmente di persone che si spostano da una zona all'altra. Dipende dalla sensibilità personale, chiaro. Che insomma uno non può, cioè non siamo in un regime totalitario, non sono lì col mitra e ti dicono tu di lì non ti muovi, sì, in zona rossa sei un po' più, però eppure anche dalla zona rossa eppure qualcuno scappati, ha preso e andato andati. Via, ecco il discorso, torniamo insomma, un po' a bomba all'inizio, cioè ci vuole, come diceva all'inizio l'assessore Gallera, no? Che diceva ci vuole una presa di coscienza, ci sono delle misure che ci danno fastidio, i ragazzi a casa creano un problema, non poter magari andare nel nostro gruppo di associativo perché in quel momento non si può, le palestre chiuse eccetera, però se dobbiamo contenere e l'unica misura è il contenimento, però posso aggiungere una cosa, cioè sì. Però è anche vero che più ci si sofferma a pensare alle limitazioni, meno si guardano in realtà le altre opportunità che ci sono, perché poi è vero che poi una serie di atteggiamenti hanno anche a che fare con il fatto comunque di non poter fare delle cose, però è anche vero che quello che viene richiesto sembra più un'assunzione di responsabilità rispetto ai propri atteggiamenti, piuttosto che un regime che vieta tutta una serie di atteggiamenti e di comportamenti che in realtà poi rischiano di essere disfunzionali. Viene detto appunto che ognuno si assuma il suo grado di responsabilità, sì. E assumersi il proprio grado di responsabilità in realtà non comporta soltanto la fatica della responsabilità, ma anche la libertà di azione, di vedere che poi c'è tutto un margine di altre azioni percorribili che se io guardo solo alla restrizione in realtà non vedo. Certo, abbiamo l'opportunità, in sintesi, adesso dobbiamo chiudere, abbiamo l'opportunità di finalmente, tornando alle parole della dottoressa, diventare una società vera. Quindi dobbiamo però prenderci tutto un po' questa responsabilità, è pesante magari la situazione, ma vi abbiamo dato questa sera tutta una serie di spunti. Io volevo ricordarvi solo ancora una volta i numeri verdi, perché credo siano molto importanti. Abbiamo detto il numero dell'emergenza, l'112. Se invece volete informazioni coronavirus Regione Lombardia, quindi è un numero dedicato, 800 89 45 45.
1-800-050, invece il numero del ministero che 1500. Vi ricordo che potete anche andare in internet, usare internet, ci sono i siti per esempio del ministero, i siti di Regione Lombardia, i siti di medicina, ecco, quelli sono quelli dove voi potete trovare tutte le informazioni. Io devo chiudere adesso, ringrazio i miei ospiti che questa sera sono stati veramente molto gentili ad essere qua, perché non è stato semplice neanche trovare gli ospiti, come potete immaginare, perché i medici ovviamente invece di venire, cioè qui vengono a chiacchierare qua da me tutto sommato, mentre in questo momento sono molto più impegnati ad aiutare le persone, quindi seguite quelle che sono le indicazioni, fidatevi delle indicazioni di chi ci amministra, perché questo è quello che dobbiamo fare in questo momento. Se volete rivedere la puntata potete rivederla domani pomeriggio alle ore 14, oppure domenica mattina alle ore 10, oppure sarà su YouTube a partire come sempre dalla prossima settimana. Noi ci vediamo qua venerdì prossimo, noi riprenderemo le nostre puntate regolari sulle regole dello star bene. Io vi auguro veramente di cogliere l'occasione in questo momento di crisi per trovare delle nuove opportunità. Su questo io vi lascio, vi do la buonanotte, vi mando un bacio. Ciao!